Signore e signori, benvenuti alla seconda puntata di Calabria's Got Talent. Vi presento ora la nostra conduttrice che si chiama Ludovica e Renato. Facciamo un applauso a questo meraviglioso Raffaele che ci presenta. Grazie Raffaele, grazie, veramente grazie di cuore. Hai presentato la conduttrice, hai presentato anche Renato, io ti do appuntamento a dopo, va bene? Ci vediamo dopo, grazie di essere stato con noi. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti veramente a chi ci sta seguendo e anche oggi sappiamo essere tantissimi quelli che seguono questa nostra prima edizione di Calabria's Got Talent e per la qualcosa noi abbracciamo forte forte l'ideatore, il direttore artistico che è il nostro magnifico Eugenio Bisogni, anche oggi con la sua splendida squadra un gran bel da fare. Oggi è una puntata veramente importante, lo capirete da qui a poco, anche se dalle immagini avete visto già che dietro di noi c'è un'orchestra, ma prima di chiarire il tutto noi dobbiamo presentare la nostra giuria. La nostra giuria che, carissima Ludovica, intanto benvenuta a te, lo diciamo anche a beneficio di chi ci sta seguendo, lei è Ludovica Cosenza che è aspirante attrice che oggi conduce insieme a me questa meravigliosa puntata, anche perché la nostra Claudia, ahimè, purtroppo è ammalata, la salutiamo, la nostra Cristel aveva un impegno con la sua scuola di danza, quindi Ludovica è qui a sostituire entrambe, sia Cristel che la nostra Claudia. Detto questo, abbiamo parlato della nostra giuria. Ahimè, oggi non sono dietro le nostre spalle, bensì ce li abbiamo davanti e io ve li presento anche perché poi durante il corso di questa puntata li chiameremo e li faremo vedere sicuramente. Intanto c'è la nostra madrina che è Teresa Cardace, l'avete conosciuta l'altra volta, poi proseguo sicuramente con la nostra Annarita Meringolo e quindi ancora con la nostra Tania Romeo, con il nostro Salvatore Garbato che saluta ancora una volta e mi dicono che manca un giurato che probabilmente ci raggiungerà da qui a non molto. Sarà una sorpresa, Ludovica. Allora, benvenuta anche a te intanto, perché grazie. È la prima che fai con me e quindi sei emozionata? Un pochino sì. Ma andrà tutto bene, tranquilla, fidati. Noi però non ci perdiamo, anche perché dobbiamo dare il là a questa nostra puntata e lo facciamo. Abbiamo parlato di un'orchestra, di chi si tratta? Qui per noi l'orchestra Maria Grazia Cutoli di Crotone, un gruppo strumentale con partecipanti di varie età. Allora, ecco. Noi li lasciamo e vi diciamo che poi per quanto riguarda le votazioni, al momento possono andare. Perfetto, grazie al nostro Eugenio Bisogni che ci suggerisce il tutto. Noi lasciamo la scena al maestro, a questa magnifica orchestra. Ci vediamo dopo. Prego, buona fortuna.